giovedì 27 luglio 2023. Lettura dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetto 10-17. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: «Voi udrete, ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani. Ma beati i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi, perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo udirono». Riflessione. Il capitolo 13 ci parla del discorso delle parabole. Seguendo il testo di Marco, Matteo omette la parabola del seme che germina solo e si sofferma sulla discussione del perché delle parabole, aggiungendo la parabola del grano e della zizzania, del lievito, del tesoro, della perla, della rete, insieme alle parabole del seminatore e del grano e della senape. Sono in tutto 7 parabole del discorso delle parabole. Matteo, capitolo 13, versetto 10. La domanda. Nel Vangelo di Marco, i discepoli chiedono una spiegazione delle parabole. Qui in Matteo la prospettiva è diversa. Vogliono sapere perché Gesù, quando parla alla gente, parla solamente in parabole. Perché usa parabole per parlare con loro? Qual è il motivo di questa differenza? Matteo, capitolo 13, versetto 11-13. Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. Gesù risponde: perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Perché agli apostoli è dato di sapere e agli altri no? Un paragone per aiutare a capire. Due ragazze ascoltano la madre che insegna: chi ama non taglia e cuce. Una di loro è sua figlia, l'altra no. La figlia capisce il senso della frase, ma l'altra non capisce nulla. Perché? Perché in casa della madre l'espressione taglia e cuce significa calunniare. Così l'insegnamento della madre aiuta la figlia a capire meglio come mettere in pratica l'amore, facendo crescere in lei ciò che già sapeva. A chi tiene, se le darà. L'altra persona non capisce nulla e perde perfino quel poco che sapeva rispetto all'amore e alla calunnia. Rimane confusa e non riesce a capire ciò che l'amore ha a che fare con il taglio e cucito. A chi non ha, sarà tolto anche quello che ha.
Una parabola rivela e nasconde nello stesso tempo. Rivela a coloro che sono dentro, che accettano Gesù come Messia servo. Nasconde a coloro che insistono nel dire che il Messia sarà e deve essere un re glorioso. Costoro capiscono le immagini della parabola, ma non arrivano a capirne il significato. I discepoli crescono invece in ciò che già sanno rispetto al Messia. Gli altri non capiscono nulla e perdono perfino quel poco che pensavano di sapere nel regno, sul regno e sul Messia. Matteo capitolo 13 versetto 14-15. Il compimento della profezia di Isaia. Come già un'altra volta, in questa reazione diversa della gente e dei farisei dinanzi all'insegnamento delle parabole, Matteo vede di nuovo un compimento della profezia di Isaia. Perfino cita in modo esteso il testo di Isaia che dice: voi udrete, ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi e io li risani. Matteo capitolo 13 versetto 16-17. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. Tutto ciò spiega l'ultima frase. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo udirono. Le parabole, un nuovo modo di parlare al popolo di Dio. La gente rimaneva impressionata dal modo che Gesù aveva di insegnare, un nuovo insegnamento dato con autorità, diverso dagli scribi. Gesù aveva una capacità assai grande di usare immagini molto semplici per paragonare le cose di Dio con le cose della vita, che la gente sapeva e sperimentava nella lotta di ogni giorno per sopravvivere. Ciò presuppone due cose: stare dentro le cose della vita della gente e stare dentro le cose di Dio, del regno di Dio. In alcune parabole succedono cose che non avvengono generalmente nella vita. Per esempio, quando mai si è visto che un pastore a 100 pecore abbandona il gregge delle 99 per andare alla ricerca della pecorella perduta? Dove si è visto mai un padre che accoglie con gioia e con festa il figlio che ha sperperato tutti i suoi beni senza dirgli una parola di rimprovero? Quando si è mai visto che un samaritano è migliore di un levita e di un sacerdote? La parabola fa pensare, conduce la persona a entrare nella storia partendo dalla sua esperienza di vita. Fa sì che la nostra esperienza ci spinge a scoprire che Dio è presente nella nostra vita di ogni giorno. La parabola è una forma partecipativa di insegnare e di educare. Non cambia tutto in un minuto, non fa sapere, fa scoprire. La parabola cambia lo sguardo, rende contemplativa la persona che l'ascolta, l'aiuta a osservare la realtà. Ecco la novità dell'insegnamento delle parabole di Gesù, diverso da quello dei dottori che insegnavano che Dio si manifesta solamente nell'osservanza della legge. Per Gesù il regno non è frutto dell'osservanza della legge, il regno è presente in mezzo a voi, ma chi ascoltava non sempre capiva.